Benvenuti a tutti. Il mio nome è Rossella, sono commerciale per il mercato italiano, per la catena Salda Food and Leisure Resort. E quello che faremo oggi è un viaggio nei nostri hotel, in modo che così potete scoprire come i vostri clienti possono scappare dalla vita quotidiana e vivere delle vacanze tutto compreso. Sands Hotels è una catena spagnola, ha in totale attualmente 10 resorts e ci dedichiamo a far scoprire la cultura e il luogo nelle destinazioni dove abbiamo gli hotel, quindi a far vivere ai clienti delle esperienze davvero uniche. Iniziamo con quello che è la cartina, dove si vedono tutti gli hotel della catena. Ne abbiamo 4 in Messico. Uno è lo Scavos, che è Cabo Santos Finisterra. Abbiamo due a Playa del Carmen, Santos Caracol, Santos Playa Car. Uno Cancun, che è il Santos Cancun. E poi ne abbiamo 6 in Spagna. Abbiamo due nelle Canarie, uno a Tenerife, che è il Santos San Blas, uno a Lanzarote, che è il Santos Papagayo, due a Benidorm, Santos Monaco e Santos Benidorm Suites. Uno Ibiza, che è Sandos el Greco, e un altro, il nuovo Sandos Costa del Sol a Torremolinos. La dinamica di oggi è vi faremo vedere i video degli hotel, così perché abbiate sono davvero tanti ed è impossibile spiegarli davvero tutti, quindi facciamo vedere i video degli hotel e poi vi dico le novità di quest'anno e dell'anno prossimo.
Allora, eccoci qua di nuovo. Quello che avete visto sono stati i quattro hotel del Messico. E adesso iniziamo con il Sandus Caracol, che è a Playa del Carmen, per raccontarvi un po' quelle che sono le novità. Il Sandus Caracol è a circa 40 minuti dall'aeroporto internazionale di Cancun e è a 10 minuti dal centro di Playa del Carmen, della quinta strada. È un eco resort perché è immerso in una giungla esotica, abbiamo 16 cenotes, abbiamo mangrovie, lagune naturali. Quindi quello che stiamo facendo qui, perché l'ospite abbia un'esperienza unica, abbiamo creato un'esperienza a contatto con la natura e uniamo quello che è il patrimonio Maya di questa regione e il patrimonio quello naturale. Quindi abbiamo più di 40 attività ecologiche totalmente gratuite, oltre all'animazione internazionale che abbiamo quello normalmente. Quindi abbiamo la ciclopista, abbiamo snorkel nel fiume Jade, abbiamo foto safari, abbiamo la sessione di yoga nel cenote o in spiaggia, abbiamo la mini fattoria, abbiamo il ponte di legno, abbiamo ecotours, ogni giorno hanno una tematica totalmente diversa. Dipendendo da quello che cercano gli ospiti, possono fare ecotour mondo acquatico, avventura o cucino Maya. Abbiamo una passeggiata sensoriale, quindi sono tutte cose molto molto speciali e uniche. Siamo l'unico hotel di tutta la Riviera Maya ad avere questa tipologia di attività. Abbiamo anche i show Maya. Praticamente abbiamo degli spettacoli serali, sono quattro alla settimana, alla sera, dove i clienti possono vedere le cerimonie Maya. E poi abbiamo anche quello che è tantissimi animali dentro l'hotel. Abbiamo pappagalli, abbiamo scimmie, abbiamo iguane, abbiamo di tutti i tipi, quindi ultimamente stiamo ricevendo delle richieste un po' strane, invece che camere vista mare, i clienti vogliono camere vista scimmia. Nessun problema, cerchiamo un po' di adattare le richieste ai clienti dove è possibile. Qualsiasi cosa che voi abbiate da richiedere, potete mandarmi la richiesta e vediamo di fare il possibile per gli ospiti. Abbiamo anche una volta all'anno abbiamo la celebrazione della Giornata dei Morti, che è l'1 e il 2 di novembre. Perché? Perché vogliamo spiegare agli ospiti come il Messico vive la celebrazione della vita dopo la morte, la celebrazione anche della morte. Tutte queste cose sono totalmente gratuite e comprese all'interno del tutto compreso dell'hotel. Vi faccio vedere i cambi che stiamo avendo quest'anno e quelli che ci sono stati anche l'anno scorso per quanto riguarda le camere. Stiamo rinnovando la maggior parte dell'hotel. Vedete che ci sono tre sezioni dallo schermo. C'è la sezione Select Club, c'è la sezione Royal Elite, che è quella fronte mare, quella con la posizione più privilegiata, e poi c'è la sezione San Dito Family Section, che è giustamente quello che stiamo rinnovando. Nell'anno 2016 abbiamo rinnovato questa parte del resort. Nel 2017 abbiamo rinnovato un'altra parte e nel 2018 rinnoveremo l'ultima, mancherebbe praticamente solo l'ultimo serpentone in fondo a sinistra. Quindi questo qui, sì, scusate, questo è quello che mancherà da rinnovare è dove c'è la freccia, gli ultimi due serpentoni a sinistra, gli ultimi edifici a sinistra. Esatto, proprio quelli.
Vi faccio vedere come si rinnoveranno le camere. Le camere nuove ci sono tre categorie di camere, c'è la Signature Family Eco Superior, che potete vedere che ha un letto castello, quindi ha la capacità questa camera di due adulti e due bambini. Sono tutte camere nuovissime con il wifi gratuito all'interno della camera. Abbiamo la Signature Eco Family Suite che hanno due ambienti, c'è la camera principale, come poi c'è un salone con il letto castello e quindi si può, è come un ambiente separato con la camera e ha due bagni, due docce, in modo che così quindi è molto comodo per le famiglie. Riesce ad arrivare a capacità di due adulti e tre bambini. E garantisce privacy ai genitori e in terrazza ha la piscina, la mini piscina per i bambini. Un'altra camera perfetta per famiglie è la Eco Family Penthouse. Anche qui ha due spazi separati da una porta, c'è la camera principale e poi la camera secondaria con il letto del salone, con il letto castello per tre bambini e hanno due bagni, due docce e la terrazza. Ricordiamo, io di solito consiglio le uniche camere, quindi che non saranno ristrutturate, sono le standard, le deluxe, che non hanno neanche, non abbiamo messo il wifi gratis ed è in programma di rinnovarle durante l'estate del 2000, durante l'estate del 2019. Le ultime novità, abbiamo aggiunto un menù vegano nel nostro ristorante Salvia, che è molto difficile trovarlo in Riviera Maya. Abbiamo fatto un kids café per i bambini e abbiamo aggiunto il wifi nella camera, in tutte le tipologie di camere, come dicevo, eccetto la standard e la deluxe, che sono le uniche camere che non sono rinnovate. Per chi ci segue saprà già che abbiamo allargato il nostro parco acquatico, prima era solo per bambini, adesso abbiamo tre zone per bambini, adolescenti e adulti. Abbiamo rinnovato quest'anno anche quello che è la piscina principale e abbiamo una nuova spiaggia. Come potete vedere dalla foto, la spiaggia è leggermente più grande. Comunque c'è la zona di sassi per entrare in mare, quindi comunque consigliamo di portare scarpette per entrare in mare. È una zona perfetta per fare snorkel e immersioni. Dimenticavo una cosa, per quanto riguarda il Sandus Caracol. Per come avete visto dalla cartina, dal video anche, è un hotel che assolutamente non si consiglia alle persone che non sono amanti della natura, perché se no sarebbe totalmente sbagliato come prodotto. Playa del Carmen abbiamo anche il Sandus Playa Car. Il Sandus Playa Car è a circa 10 minuti dalla quinta strada, più o meno una mezz'oretta camminando, ed è l'ultimo hotel della zona residenziale di Playa Car, quindi il punto forte qui dell'hotel è assolutamente la spiaggia. Sì, essendo l'ultimo hotel della zona residenziale, poi abbiamo 2 km di spiaggia vergine. Qui quindi per adattare l'esperienza unica ai clienti abbiamo l'esperienza di spiaggia, 7 spiagge in 7 giorni. Qui praticamente ogni giorno della settimana portiamo i nostri ospiti nelle migliori spiagge del mondo, attraverso la gastronomia, attraverso la musica e attraverso la danza. Quindi abbiamo un giorno abbiamo Copacabana, Malibu, Giamaica, Miami, Thai, Ibiza e Playa Car. Un'altra cosa novità di quest'anno, abbiamo aumentato, diciamo, quello che è l'intrattenimento dell'animazione, dell'intrattenimento serale dell'hotel. Quindi ogni primo e terzo lunedì del mese
Abbiamo un concerto nella nostra plaza del Sandus Playa Car con Barry White. Barry White ha cantato nei Platters e con gruppi di gospel e orchestre di vari paesi. Altre novità, abbiamo rinnovato recentemente l'anno scorso quello che era il buffet principale dell'hotel quindi adesso si mangia benissimo anche in quello che è nel buffet principale. Novità per quanto riguarda il 2018, allora, sopra avete quello che è la cartina, nella parte sopra dello schermo avete la cartina dell'hotel. L'hotel dalla spiaggia fino in fondo è lungo circa 800 metri ed è diviso in quattro sezioni. Nella parte, quella evidenziata davanti, è la sezione beach in questo momento, con le camere standard e le camere fronte oceano. Poi abbiamo nella zona in mezzo dove c'è la freccetta è la zona Royal Lit Haciendas con le ville con piscina privata e poi nella ultima parte abbiamo la zona Riviera Junior Suite abbiamo alla parte sinistra da questa parte la sezione famiglia e nella parte destra la sezione per solo adulti. Dall'1 di dicembre del 2018 la sezione adulti passa davanti, quindi davanti ci saranno le camere le camere superior select e le camere superior ocean front. Che cosa succede con la parte dietro? La parte dietro sarà solo esclusivamente per la zona per le famiglie. Perché? Perché le Riviera Junior Suite sono camere tutte Junior Suite con jacuzzi e con capacità, sono molto ampie, con capacità fino a 5 persone. Quindi in questo caso avremo due categorie di camere. Ci sarà la camera Riviera Family King Suite e la Riviera Family Junior Suite. Sono praticamente un letto, due letti matrimoniali. E il divano letto oppure un letto matrimoniale e un letto a castello per tre bambini. Quindi la capacità è due adulti e tre bambini. Per quanto riguarda la zona della piscina principale, vedete che questa, allora, prendo una freccetta, questa è la piscina principale in questo momento dell'hotel. Quando questa zona sarà solo adulti maggiori di 18 anni, la piscina principale sarà, ne faremo un, ne stiamo facendo una qua di fianco. Non abbiamo ancora le foto e questa piscina avrà uno splash e saranno 170 metri di lunghezza di piscina per fronte mare. Vi faccio vedere la foto, praticamente la piscina sarà qui, si sta costruendo qui e qui ci sarà la piscina con il nuovo ristorante, mentre questa zona qui sarà solo adulti maggiori di 18 anni. Un'altra novità che abbiamo nel Sandus Playa Car, in questa parte qua di fianco, qui a sinistra, stiamo costruendo una nuova sezione. Si chiama Sandus Palm Bay Playa Car. Sandus Palm Bay Playa Car è costruito lungo 700 metri di spiaggia, che è in spiaggia vergine, e ha 314 camere, sono 7 edifici, ed è per speciali, va bene per famiglie. Qui in questa sessione quello che vogliamo fare è dare un servizio di lusso, quindi abbiamo una reception esclusiva, un concierge esclusivo, un chill out lounge con wifi in tutta la proprietà, abbiamo 100 metri, 130 metri di piscina, due bar, due snack bar, due ristoranti, abbiamo un servizio di maggiordomo che disfa le valigie all'arrivo. Quindi comunque sono tutti servizi molto, molto di lusso e abbiamo due tipologie di camere. Abbiamo la Ocean Front Family King Suite,
che hanno la cama king size e il letto a castello per tre bambini e hanno il bagno con due docce. E qui questa tipologia di camera ha un'occupazione massima di tre adulti e due bambini o due adulti e tre bambini. E poi abbiamo quelle sotto che sono le Oceanfront King Suite, che sono praticamente quelle che hanno il divano letto e quello che è il letto matrimoniale. Adesso andiamo praticamente in Spagna e vediamo quelle che sono le novità della Spagna. Iniziamo con il Sandos Costa del Sol. Il Sandos Costa del Sol è quello a Torremolinos. Torremolinos è Malaga, è praticamente a circa 7 km più o meno da 5 minuti dall'aeroporto di Malaga e a 2 km e mezzo da quello che è il centro storico di Torremolinos ed è in prima linea di spiaggia del Playa Lido. Potete vedere che è un edificio di 10 piani ed è in prima linea di spiaggia. Qui in questo caso si rinnoverà totalmente l'hotel, quindi sarà Sandos a partire dal 1° aprile del 2019, sarà totalmente ristrutturato, si ristrutturerà quello che è l'entrata principale, tutte e praticamente l'hotel avrà delle aree specializzate per tutti i tipi di pubblico, aree specializzate per bambini e per teenagers, con sala specializzata e sale e una sala Royal Elite esclusiva invece per adulti, spazi esclusivi anche per adulti, quindi questo tipo di hotel sarà per tutti i tipi di pubblico anche questo. Ci sarà un nuovo ristorante, si rinnoverà quello che è il buffet, ci sarà un nuovo ristorante tematico che è un Asian Walk, avremo un nuovo wellness center che è esclusivo per maggiori di 16 anni, con centro massaggi, trattamenti, zona umida e la palestra. Abbiamo varie tipologie di camere, qui ne abbiamo tante, vi consiglio visitare la nostra pagina web che è sandos.com. In questo momento non è ancora nella pagina, è in costruzione. Qui abbiamo praticamente sono 9 tipologie di camere, abbiamo la camera doppia vista mare, doppia Royal Elite. La camera triple vista mare Royal Elite. Praticamente le Royal Elite sono quelle che hanno un servizio esclusivo e hanno accappatoio in camera, abbiamo il cioccolatino della buonanotte, amenities VIP, mini bar di cortesia all'arrivo, asciugamano per la piscina e la vista mare garantita e la cassaforte inclusa. Questa è la sala Royal Elite che è esclusiva per quelli che prenotano la camera Royal Elite. E i punti forti sarà totalmente nuovo a partire dal 1° aprile 2019 ed è in prima linea di spiaggia a Torremolinos, in Playa Lido. Andiamo con quello che è il Sandos Papagayo, qua c'è un video.
Scusate, prima di riprendere con il Sandoz Papagayo, con la Spagna, ho visto nelle domande, concerto di Barry White non ha un costo aggiuntivo nel Sandoz Play a Car, è incluso nelle tariffe ed è 2 volte al mese, ogni primo e terzo lunedì del mese. E per quanto riguarda la domanda di Antonio, è possibile garantire in tutti gli hotel Sandoz una cucina per celiaci, in quanto dobbiamo ricevere quello che è la segnalazione nella prenotazione. I clienti, quando arrivano in hotel, devono specificare che sono allergici al glutine. E quindi gli daranno una carta o una tessera da presentare all'entrata dei ristoranti e gli spiegheranno quello che è possibile mangiare. E nel caso in cui non andasse bene, il chef è a disposizione per fare un piatto al momento. Anche se comunque abbiamo in tutti gli hotel abbiamo i show cooking nel momento, cucina nel momento, quindi in questo caso è garantita senza glutine. Per quanto riguarda il papagaio, il Sandoz Papagaio è a Lanzarote, a circa 30 km più o meno da quello che è l'aeroporto e a un paio di chilometri dal porto di Playa Blanca, quindi al sud di Lanzarote. È fra il paese di Playa Blanca e le spiagge vergini di Papagaio. Questo hotel è un 4 stelle, è tutto compreso. E qui per garantire un'esperienza unica ai clienti stiamo facendo delle nuove attività e in questo caso un'attività per gli amanti del trekking, come per esempio una camminata al Parco Naturale dello Sacaces e qui visitare il monumento naturale di formazione vulcanica e si arriva fino alle spiagge vergini di Papagayo. Anche qui questa attività è totalmente gratuita per gli ospiti. Vediamo il Salo San Blas, anche qui c'è un altro video. ¿Sueñas con viajar en el tiempo y descubrir la auténtica cultura guanche rodeado de una naturaleza impactante? Visita el exclusivo Sandoz San Blas Nature Resort and Golf y vive la aventura en el centro de interpretación multimedia y en su túnel de experiencia histórica. Siente el placer de vivir unas vacaciones de ensueño. Saborea la deliciosa gastronomía y prepárate para viajar a través del paladar. Vive momentos irrepetibles en familia. Escapa de la rutina relajándote y cuida tu cuerpo en un ambiente armonioso. Disfruta de miles de actividades y deportes de aventura. Roza el límite en un entorno volcánico único, repleto de riquezas naturales y culturales. Llénate de momentos para recordar en Sandoz San Blas Nature Resort and Golf de Tenerife. Allora, quello che avete visto è il video del Sandoz San Blas. Tutti gli spazi naturali che avete visto sono la riserva ambientale che è all'interno del resort. Il Sandoz San Blas è un eco resort, è un 5 stelle.
È a Tenerife, nel municipio di San Miguel Abona, quindi a 5 minuti dall'aeroporto di Tenerife Sud. E all'interno del resort c'è questa riserva ambientale che si chiama Santo San Blas. E qui abbiamo, oltre alla riserva, abbiamo un museo interattivo e un tunnel di esperienza storica. In questo caso, quello che vogliamo fare è che i clienti scoprano quello che è la cultura e la storia delle Isole Canarie. I clienti possono utilizzare le visite guidate alla riserva o comunque con la chiave della stanza possono entrare e fare una passeggiata nella riserva ambientale. E poi abbiamo organizzato nuove da quest'anno tantissimi sport da fare all'interno della riserva, come per esempio running, training, walk and jog, walk and yoga, mountain bike e pista americana, quindi tantissime attività e tutte comprese nel prezzo, eccetto la visita guidata, nel tutto compreso dell'hotel. Andiamo a Benidorm. Allora, qui in questo caso Sandos Monaco è a Benidorm, a circa 400 metri dalla spiaggia di Levante, è un hotel 4 stelle, come potete aver visto dal video. Qui ci concentriamo nell'esperienza wellness e beauty per gli ospiti, perché abbiamo uno dei più moderni spa della zona e quindi ci stiamo concentrando un po' su quello che è trattamenti e cura estetica per gli ospiti che possano rilassarsi, coccolarsi e oltre a diversi corsi che realizziamo, corsi di trucco e corsi anche di manicura. Sempre a Benidorm abbiamo il Sandos Benidorm Suites. Anche qua credo che ci sia un altro video, se non ricordo male. No, mi dicono di no. Il Sandos Benidorm Suites è un hotel sempre 4 stelle, è Sandos già praticamente da novembre del 2017, quindi recentemente è Sandos. Ed è il nostro Sandos con esperienza musicale, a circa 800 metri dalla spiaggia di Levante, quindi un po' più lontano rispetto al centro, rispetto al Sandos Monaco. Qui sono state rinnovate totalmente le zone comuni, l'entrata, la hall, la reception. Abbiamo il nuovo il ristorante, quello che è il
il bar, ed è tutto in tema musicale perché questo hotel è specializzato per amanti della musica degli anni 70, 80, 90. Abbiamo anche una nuova zona per bambini e teenagers. Abbiamo una nuova sala Royal Elite per i clienti che prenotano questa tipologia di camera per avere servizi totalmente esclusivi. Abbiamo un programma di concerti che è iniziato nel 2017, dove abbiamo la maggior parte sono gruppi inglesi con musica degli anni 70-80-90. Abbiamo Kenny Thomas adesso il 25 di maggio, abbiamo avuto Shaka Tak, abbiamo avuto Bucks Fizz, quindi vari concerti sono totalmente gratuiti ed è compreso nella tariffa della camera ed esclusivo per gli ospiti dell'hotel. Quindi questo hotel è specializzato per gli amanti della musica. C'è il video di Amara del Major Swing. Scusate l'errore, il video che avete visto era quello di Sandos El Greco di Ibiza. Come potete aver visto dall'hotel, qui siamo nel nord di Ibiza, nella cala di Portinaccio, a circa 29 km dall'aeroporto di Ibiza, della città di Ibiza. Anche questo è un 4 stelle. Abbiamo un parco acquatico per adulti, abbiamo due ristoranti, le camere, è stato tutto rinnovato nel 2017 perché è passato a essere Sandos per solo adulti maggiori di 16 anni nel 2017. In questo caso qui per far diventare un'esperienza unica, per far godere ai clienti un'esperienza unica. Qui abbiamo creato l'esperienza Live the Real Ibiza. Cosa significa? Vogliamo far scoprire agli ospiti che non c'è solo l'Ibiza delle discoteche, dei locali notturni, della vita notturna. Abbiamo anche un altro tipo di Ibiza, quindi ogni settimanalmente, abbiamo ogni giorno, si mostrerà un aspetto diverso dell'isola. Abbiamo una parte hippie, una parte della terra, una parte zen, l'Ibiza di bianco, l'Ibiza dell'arte, l'Ibiza della musica e l'Ibiza del Mediterraneo. Quindi questo hotel è perfetto per quelli che vogliono scoprire un'Ibiza diversa rispetto a quella che conoscono tutti. Volevo rispondere intanto a Valentina, tutti i nostri hotel Sandos hanno solo e esclusivamente la formula all inclusive, non abbiamo la formula bed
mezza pensione o con colazione o pensione completa. Quindi vi ricordo, questo hotel è speciale per quanto riguarda, perché è solo adulti, maggiori di 16 anni, per l'esperienza, per conoscere la vera Ibiza e per la posizione che è in prima linea di Cala di Portinaccio nel nord dell'isola. Avvisarvi che da quest'anno, dal 2018, per tutte le prenotazioni dirette con noi nella pagina web o presso il nostro call center, per prenotazioni di minimo di 5 notti, offriamo il transfer gratuito dall'aeroporto all'hotel e viceversa. Nel caso in cui avete prenotazioni di meno notti e che non sono direttamente con noi, nessun problema, offriamo il servizio di transfer con un costo aggiuntivo. Qui in questo caso ho finito la presentazione di quello della presentazione con le novità degli hotel. Volevo parlare del nostro nuovo programma di fidelizzazione e mi dice Massimo che può lanciare quello che è il video del Sandos Benidorm Suites che non abbiamo visto. Quindi abbiamo finito di parlare per quanto riguarda gli hotel, però comunque dopo se avete delle domande ne parliamo. Volevo parlare del nostro nuovo programma di fidelizzazione esclusivo per agenti di viaggio, che si chiama Sando Smart Agent. Vi faccio vedere il video del programma. Allora, cos'è Sando Smart Agent? Sando Smart Agent è il programma dove la pagina web è sandosmartagent.com,
Qui gli agenti possono trovare offerte speciali per agenti di viaggio, offerte speciali per i clienti, materiale di marketing, cosa significa? Schede tecniche, foto, video, tutto quello che vi può servire da mostrare ai clienti o per conoscere meglio gli hotel. Assistenza con gli agenti, avete tutti i contatti dei commerciali, anche il mio, per l'assistenza per tutti gli hotel. Per quanto riguarda, avete anche ricompense perché per tutte le prenotazioni che fate, sia con il tour operator, sia con OTA, che significa Booking, Expedia, Last Minute, quello che è, o per prenotazioni dirette con noi o col call center, ogni 10 notti di prenotazione avete una notte gratis per voi. Come avete proprio sentito bene, avete ogni 10 notti di prenotazioni che fate per i vostri clienti, una è gratis per voi. Potete registrare nella nostra pagina web tutte le prenotazioni che avete già fatto nel 2017 e 2018. E come vi dicevo, ogni 10 notti ne avete una gratis. Vi faccio vedere un po' come funziona. Allora, questa è la pagina. Per iscriversi, non so se si vede bene. Per iscriversi bisogna mettere quello che è il vostro nome, cognome, il nome dell'agenzia, eccetera, e quello che è l'email. Quindi create quello che è il nuovo usuario. Purtroppo quello che è il programma di fidelizzazione non è ancora in italiano, è solo in inglese e in spagnolo, però abbiamo in programma farlo anche in altre lingue. Riceverete una volta che mi iscrivete, riceverete nel vostro corre nella vostra posta elettronica un'email per riconfermare quello che è l'iscrizione. Quindi, una volta riconfermata l'iscrizione, dovete riempire il formulario con tutti i vostri dati e mettere quella che è la password. Una volta che finite il vostro profile, per avere accesso alle ricompense, al materiale di marketing e ai training, dovete passare di livello. Cosa significa? Vedete sulla schermata che nella parte sinistra c'è scritto passare di livello o nella parte anche delle ricompense. Cosa significa? Che dovete accreditare che siete agenti di viaggio per avere accesso a queste parti. Dovete mettere, una volta che chiedete di passare di livello, di fare un upgrade, praticamente dovete mettere il numero di IATA o il numero della vostra agenzia. Quando vi dice di caricare un documento, è quello la foto della tessera da visita. E dovete selezionare l'agenzia, può darsi pure che se è un'agenzia in franchigia è già stata registrata, quindi basta selezionarla, se no dovete compilare tutti i dati dell'agenzia. Una volta che compilate tutte le agenzie, avete accesso quindi anche alla parte delle ricompense. Come vi dicevo prima, in questa parte avete nella parte sinistra per registrare tutte le vostre prenotazioni che avete fatto nel 2017, nel 2018, anche passate, con tour operator, Booking, Expedia, qualsiasi collaboratore. E una volta che avete più di 10 notti, avrete accumulato notte gratis e quindi potete scambiare queste notte gratis e scegliere qualsiasi hotel della catena, sia quelli del Messico che quelli della Spagna. In questo caso abbiamo anche nella parte del training, abbiamo delle presentazioni che sono
in italiano anche di tutti gli hotel della Spagna e l'hotel del Messico. E come vi dicevo prima, per ogni 10 notti avete quello che è una notte gratis. Se avete dei dubbi e volete sempre essere informati, abbiamo un gruppo di Facebook esclusivo per agenti di viaggi che si chiama Sandos Hotel Resorts Agenti di Viaggi. Potete cercarmi lì, sono lì e mettiamo tutte le notizie e organizziamo anche quello che è qualche concorso. In questo caso, per tutti i partecipanti di oggi. Tutti i partecipanti che oggi che si iscrivono al programma di Sandos Smart Agent e passano al livello agente, fra tutti loro facciamo un'estrazione di 3 notti gratis da accumulare a quelli che avrete voi per tutte le prenotazioni che avete accumulato e una valigia da cabina. Volevo leggere la domanda di Manuela. È possibile prenotare anche da questo portale Smart? Per il momento no, non è possibile prenotare gli hotel dal portale Smart. Nel caso della prenotazione diretta, sì, c'è una commissione, è un 10%. In questo caso non ci sono tariffe nette speciali rispetto. Sono uguali a quelle che pubblichiamo come prezzo venta pubblico. Io qui in questo momento ho finito. Nel caso in cui avete qualche domanda, oltre a quelle che ci sono, Valentina, ci siete convenzionati con qualche compagnia aerea in particolare? No, però se entrate nella nostra pagina web e volete prenotate il pacchetto con l'aereo. In questo caso noi ci supportiamo del nostro collaboratore qui in Spagna di Logitravel. Quindi il pacchetto sarà prenotato con loro e saranno a disposizione tutte le compagnie aeree che potete trovare anche con loro. Rossella, io devo dire che non mi aspettavo una cosa così interessante, veramente. Poi il fatto di una notte ogni 10 è veramente accattivante, perché non prenotare con Sandos a questo punto? Cioè, un altro motivo in più. Sì, praticamente loro possono prenotare con qualsiasi tour operator e ogni volta che prenotano Sandos, ogni 10 notti hanno una notte gratis per andare in ferie voi. Ok, allora mi verrebbe da dire agli agenti di viaggio, prenotate Sandos, le notti di viaggio gratis le potrei prendere io, ad esempio, visto che... No, veramente sono... C'è Monia che dice non trova la pagina Facebook, magari gliela digitiamo il nome esatto Il sulla nome esatto è chat. Sandos Hotels. Scusate, non ci vedo mica tanto. Sono ceccata anche con gli occhiali. Sandos Hotel Resort Agenti Italia. Questa è la pagina di Facebook. Se comunque avete qualsiasi bisogno di qualsiasi informazione, se avete bisogno di mandare richieste speciali agli hotel per clienti speciali che sempre esistono, potete contattare con me. Io sono Rossella Vaccari, ho l'accento spagnolo perché oramai da 15 anni vivo e lavoro a Palma di Mallorca e vi passo il mio email qua nel chat, però comunque ce l'avete anche nella pagina web di Sandos Smart Agent. Qualsiasi cosa che possiate avere bisogno, mi potete contattare senza problemi. Fantastico. Allora, io farei anche l'ultimo appello per eventuali domande in chat, se ci sono, altrimenti ringrazio tutti e ricordate che la registrazione del webinar sarà presto online su Travel Open Training. Dove vi siete andati a registrare troverete il pulsante Rivedi proprio per rivedere la registrazione di questo interessantissimo webinar.
Le strutture garantiscono una cucina per celiaci? Chiedeva Sì, Antonio. l'avevo già commentato durante prima, scusate, il mio italiano spagnolizzato. Praticamente, nel caso di clienti celiaci, dovete metterlo nella prenotazione. I clienti, quando arrivano in hotel, devono ricordarlo per favore, in reception. Alla reception gli daranno una lettera, una tessera da presentare nei ristoranti degli hotel e una volta che presentano questa lettera, questa tessera, il maître o il chef direttamente faranno vedere agli ospiti quali sono i cibi senza glutine. Nel caso in cui non ci fosse molta varietà, il chef è a disposizione per fare un piatto al momento. C'è da tenere in conto anche che quello che sono i show cooking, quindi le cose che si fanno nel momento, come pesce ai ferri, carne ai ferri o altre cose, tutte queste cose qui sono senza glutine, quindi non c'è nessunissimo problema. I clienti celiaci possono essere clienti sando senza inconvenienti. Io volevo fare una precisazione, purtroppo non sono riuscita a dire cose, abbiamo moltissime informazioni da dare per quanto riguarda tutti gli hotel Sandos, però il tempo di un'ora era davvero molto limitato, per quello abbiamo fatto uso anche dei video. Per quanto riguarda le strutture del Messico, il Sandos Caracol e il Sandos Playa Car, come entrambi sono a Playa del Carmen, in questo caso hanno clienti che sono al Sandos Caracol, clienti che sono al Sandos Playa Car, hanno un day pass totalmente gratuito per andare all'altro hotel. Cosa significa? Che i clienti, eccetto il giorno della partenza, e i clienti durante il loro soggiorno, dalle 11 del mattino fino alle 11 di sera, se per esempio alloggiano nel Sandos Caracol e vogliono andare a vedere la spiaggia nel Sandos Playa Car, o viceversa, sono nel Sandos Playa Car e vogliono andare a vivere l'esperienza all nature, a contatto con la natura, cultura Maya, nel Sandos Caracol, possono farlo, è totalmente gratuito. L'unico che dovrebbero pagare è il trasporto, che è a carico loro, però una volta nell'altro hotel possono utilizzare tutti i ristoranti, i ristoranti buffet, tutti i bar, tutto quello che è la struttura, animazione, la spiaggia, tutto, attività, tutto, ed è totalmente gratuito. Quindi avrebbero due hotel al prezzo di uno. Perfetto. Allora, attendiamo Daniele che sta scrivendo qualcosa. Non essendo IATA ma facente parte di un network, cosa indicare nell'upgrade per i rewards? Ci sono anche altri codici da mettere, non c'è solo IATA, quindi nessun problema, mettete quello che avete, o se no anche il numero fiscale, e poi fate la foto della tessera da visita, della carta da visita o normalmente dello stipendio, dalla parte in alto dello stipendio dove c'è scritto il nome dell'agenzia, in modo da confermare che siete agenti di viaggio e quindi potete registrare le vostre prenotazioni e avere accesso anche alle note gratuite. Fantastico, fantastico. Allora, aspettiamo l'ultima domanda di Francesco. Katia dice grazie mille Rossella. Spero che non ho peggiorato la cosa, spero di avervi dato molte informazioni. Abbiamo avuto molti cambi quest'anno, quindi so che è difficile conoscere perfettamente tutti gli hotel, però qualsiasi cosa mi potete contattare. E magari prossimamente un altro
un altro webinar, magari che andrà nel Sì, dettaglio, nello specifico con su qualche. entrare in dettaglio di ogni hotel che ne servirebbe, ce ne servirebbe uno almeno. E se no andiamo tutti quanti a fare un bel giro a tutti gli hotel e facciamo un Senza lungo problemi. tour. 6 mesi in giro invece di andare a lavorare, dai. Vengo anch'io, eh. Assolutamente, assolutamente. Allora, grazie ancora a tutti, grazie Rossella, un grande ben rivista, visto che ci tengo a dire che Rossella è stata l'attrice del primo webinar tanti anni fa con Travel Open Training, e quindi il primo proprio webinar fu fatto proprio con la catena Sandoz. E devo dire ci ha portato molto bene, quindi lieto di averti rivisto, spero di rivederti Anch'io. presto. E un abbraccio a tutti quanti i nostri cari amici e buon lavoro a tutti. Grazie mille a voi e buon lavoro a tutti. Buona giornata, buon fine settimana.